tutti, bentornati in questo canale o benvenuti se è la prima volta che mi state guardando. Prima di iniziare questo video ci tenevo a ringraziarvi perché siamo a quasi 1300 iscritti e sono contentissima, davvero grazie, anzi benvenuti a tutti quelli che si sono iscritti nell'ultimo periodo. Ho visto che gli ultimi video che ho fatto vi stanno piacendo tantissimo, quindi sono super super felice. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete curiosi, se avete voglia di vedere dei video specifici, fatemelo sapere appunto qui sotto nei commenti. E per appunto i nuovi iscritti, se mi vedete con questo cerchietto a forma di unicorno, non preoccupatevi perché è tutto normale nel momento in cui noi andiamo a realizzare un video make-up. Mi sono avvicinata così che voi possiate vedere meglio e nel frattempo ho anche messo questo primer di Essence, il You Better Work, e questo primer mi piace tantissimo, è quello che sto utilizzando sempre in questi giorni e mi piace tantissimo perché lo trovo perfetto per chi ha una pelle mista grassa e soprattutto per chi deve stare tante ore fuori casa con il trucco. Secondo me è molto valido, anche perché è ideale proprio per chi fa sport. Passiamo ora al fondotinta, che è appunto il nuovo fondotinta di Essence. Questo qua è l'Insta Perfect, è un fondotinta liquido, ha un effetto, qua dice Strong Matte Effect, quindi dovrebbe avere appunto un effetto mattificante molto forte, è waterproof ed ha una coprenza stratificabile. Io ho preso la numerazione 20, in realtà non so se mi vada bene, io spero di sì, e infatti è la cosa che temo di più, anche perché a me i fondotinta di Essence sapete che mi piacciono, però ho molta paura della colorazione, ho paura che non mi vada bene. Però adesso lo proviamo così vediamo come si comporta. Nel frattempo mi sembra molto molto liquido, quindi lo vado a mettere prima sulla mano. Tra l'altro, a proposito di colorazione, questo fondotinta ha un range di colorazioni molto più vasto rispetto a quelli precedenti. Però adesso a vedere, non so se comunque sia così valido, perché questo qui è il numero 20, io di solito se non sbaglio prendo il 10 e mi sembra molto molto chiaro, quindi non vi so dire, adesso proviamo a vedere, magari si ossida un pochino e quindi diventa un po' più scuro. Io non so se si vedrà dalla videocamera, ma secondo me è chiarissimo questo colore, mi sento un fantasma, boh. E poi devo dire la verità, non mi fa impazzire come stesura, come effetto, perché si vede che c'è il fondotinta ed è un effetto che a me non piace sinceramente. Non è, no, un pochino sticky lo è, però è un po' appiccicosino, però non so se è perché magari si deve ancora asciugare un pochino, adesso vediamo come si comporta. Tra l'altro io tra un po' devo uscire, quindi speravo fosse migliore, però mi sa che lo dovrò cambiare perché, non so, non mi sta facendo impazzire, anche se forse da questa parte si sta iniziando ad ossidare, quindi sta iniziando a diventare un po' più scuro. Però non mi fa impazzire per ora. La coprenza non è una coprenza alta, però appunto è stratificabile, quindi magari se uno vuole una coprenza più alta può crearla, anche se comunque, essendo che appunto non è un effetto seconda pelle, ma si sente, si vede, secondo me stratificandolo non ha un bellissimo effetto. Ora però andiamo a provare il correttore. Questo qua è il correttore Camouflage, che se non sbaglio è una rivisitazione di un correttore che già avevano, perché io me lo ricordo il Camouflage di Essence. Questo qua, anche questo è un correttore mattificante, quindi andiamo a vedere. Io nel frattempo mi sento sempre più bianca, non mi piace per niente l'effetto, tra l'altro è come se non l'avessi messo questo correttore. Non che io avessi così tante occhiaie o cose particolari da correggere, perché comunque già il fondotinta appunto sulla pelle, sulle imperfezioni, sugli inestetismi dell'acne, insomma, ha coperto, ma andando a mettere veramente il correttore sopra sarebbe stato solo peggio. E quindi non lo so, mi sa che questo video sarà un po' un epic fail. Vabbè. Comunque noi continuiamo e non ci arrendiamo, andiamo a fare un po' di baking con questa cipria. Questa qui è la banana powder di Essence, la Brighten Up, e questa qui devo dire che mi piace tantissimo, quindi io approvo questa cipria. Per tutto il resto del viso volevo mettere questa qui, la All About Matte, sempre di Essence, una cipria. Però penso che non la andrò a mettere perché è super bianca e anche se è trasparente, però temo che mi faccia diventare ancora più bianca di quello che già sono, quindi vado a togliere gli eccessi del mio baking.
vabbè, ragazzi, non so se si vedrà qua in mezzo, ma mi si sta screpolando. Cioè, proprio c'è un effetto bruttissimo. Ma che cosa sta succedendo? Cioè, veramente non mi era mai successa una cosa del genere, ma è proprio brutto. Io non so se voi lo vediate. Vabbè, comunque, io vado a fare un po' di contouring che lo faccio con la mia palette, questa qua di Make Up Revolution, e vado a fare anche un po', a mettere anche un po' di blush e poi continuiamo. Eccomi qui, ho messo anche un punto luce con la palette Soul Blooming di Nabla nell'angolo interno dell'occhio. E ora invece vado a mettere questa matita Kajal, sempre di Essence, la numero 01 Black, semplicissima. Purtroppo non avevo una matita marrone, altrimenti avrei messo quella, perché adesso vado a mettere invece il mascara marrone, questo qui di Essence. Speriamo che almeno questo, lo scovolino è particolarissimo, perché sembra una tavoletta di cioccolato. Allora, questo qui è l'effetto con il mascara, senza mascara. Devo dire che si nota, io ho fatto solo una passata. Devo dire che questo mascara si nota molto, però l'effetto non mi fa impazzire perché è un po' grumoloso, quindi tende ad appiccicare le ciglia. La situazione naso peggiora sempre di più, io mi sento sempre di più un fantasma. Tra l'altro il correttore mi sta creando, non so se si vedranno, sotto l'occhio delle pieghette. Questo video è proprio un epic fail al massimo. Concludiamo con questo rossetto liquido. Questo qui l'ho già provato e vi posso dire che questo invece è molto buono, quindi su questo andiamo sul sicuro, anche se comunque è uno degli ultimi acquisti, quindi anche questo è nuovo. Ed è il Color Boost Mud About Matte numero 05. E adesso lo andiamo a mettere. Questo qui mi piace tantissimo. Anche questo è matte, non è di quelli vinilici. E appunto, tra l'altro il profumo è molto particolare. Adesso lasciamo che si asciughi, comunque questo qui è matte, no transfer, appunto l'ho già testato, quindi vi so dire che comunque è un buon rossetto liquido. Ed eccoci ragazzi, questo qui è il risultato finale. Ho anche tolto il cerchietto, ma penso proprio che mi andrò a struccare il viso perché non mi piace proprio l'effetto. A me dispiace tantissimo perché i prodotti Essence a me piacciono, comunque quelli per il viso mi piacciono, però devo dire che mi sono trovata malissimo. Tra l'altro il fondotinta è sempre chiaro, non si sta ossidando più di tanto, comunque non sta venendo fuori un colore più scuro. E secondo me è troppo, cioè si vede proprio tanto il distacco, quindi ok, c'è un range di colori più vasto, però se hanno abbassato le tonalità comunque non ha senso, perché a questo punto mi costringono a prendere a me una tonalità molto più scura e quindi chi ha una pelle molto più scura della mia alla fine si trova a non avere una tonalità propria. E non mi piace, l'unica cosa che mi piace di questi nuovi prodotti è il rossetto liquido. Perché anche il correttore che sembrava promettere bene, in realtà appunto mi ha fatto queste pieghette sotto gli occhi che non mi fanno ben sperare, insomma. Quindi super approvato, ups, super approvato il rossetto liquido, questo qui, lo 05. Questo qui è davvero bello e poi è no transfer, adesso vi faccio vedere. Come potete vedere è no transfer. E per il resto basta. Per fortuna avevo fatto degli occhi carini, comunque a me sembrano carini che mi piacciono, però per il resto no, penso di andarmi a struccare, il che mi dispiace molto. Ah no, e altri prodotti ovviamente che io vi super approvo sono la Banana Powder, questa qui, la Cipria, il primer che avevo già, il You Better Work, e il mascara, sì dai, anche se in realtà non noto molto, scusate se mi abbasso ma ho lo specchio. Non noto molto che sia marrone, però non è un cattivo mascara, insomma, per quello che costa, secondo me ne vale la pena. E ovviamente ci sono mascara molto più belli, sempre anche di Essence, però comunque non è male. Però appunto, come vi ho detto, bisogna vedere insomma con il tempo come si comporta. E quindi nulla, questo video è finito, io in qualche modo spero vi sia piaciuto. Più che altro spero vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo sabato con un nuovo video e vi mando un bacio. No, ciao! Aiuto! Basta. Dai, ci credevo un pochino io.